Il ponte di Toscolano non è solo un elemento architettonico, ma racconta la storia di un luogo. Supera un ostacolo naturale, il torrente Toscolano, ma costituisce anche un collegamento molto importante tra due centri abitativi che nell'epoca storica erano indipendenti. Il ponte collega Maderno a Toscolano, che prima di unirsi nel 1928 erano due comunità con tradizioni e culture differenti. Un po' come il nostro gruppo FAI, un ponte tra culture, composto da persone con culture e lingue diverse. In comune abbiamo il nostro amore per l'Italia e la nostra conoscenza della lingua italiana, che sono come un ponte che ci collega tra di noi. La nostra madrelingua, invece, è il ponte che ci collega ai nostri connazionali, quando durante le visite guidate in lingua trasmettiamo la nostra passione per l'arte e per la cultura italiana. Toscolano e Maderno anticamente erano infatti autonomi e divisi territorialmente. Toscolano vanta natali etruschi, mentre Maderno nasce con i Romani. Nel primo secolo d.C., l'importante famiglia bresciana dei Nonii costruì qui una grande villa romana, uno dei più importanti edifici residenziali di età romana presenti sulle rive del lago di Garda. La villa aveva un'imponente struttura fronte lago e conserva ancora oggi resti di mosaici e affreschi. Dal 1310 Maderno fu capoluogo della Magnifica Patria, un ente che rappresentava 42 comuni della Riviera Occidentale. Il ponte vecchio venne costruito nei primi anni del XVI secolo a cura della Magnifica Patria. È realizzato in pietra e presenta un'unica campata con arco a sesto ribassato, larga 4,50 m. Fino al 1860, al vertice del parapetto esistevano due nicchie. Una di queste conteneva un'immagine in pietra che i madernesi chiamavano con disprezzo della Regina Cagna, attribuendolo a Beatrice, discendente di Mastino Cane della Scala, che aveva spostato la capitale della Riviera da Maderno a Salò. Il ponte viene chiamato vecchio per distinguerlo dal ponte nuovo, costruito nel 1908, da cui attualmente passa la strada statale, la Gardesana Occidentale. Tra i monti, all'imboccatura della valle, la ripida fora dimostra la straordinaria forza erosiva del torrente Toscolano, che dopo un percorso di circa 23 km sfocia nel lago di Garda. La prima notizia certa sull'esistenza di cartiere sul torrente Toscolano risale al 1381. Ne consegue che già nel XIV secolo si fabbricava carta a Toscolano Maderno. La più antica cartiera si trovava presso il Ponte Vecchio, oggi sede del municipio, e sfruttava le acque del torrente. Un vecchio ponte come monumento avevo pensato la prima volta che l'ho visto, anche perché accanto, molto vicino, c'è quello nuovo. Ma poi ho scoperto che è in uso ancora, ci passano pure con le auto. Chissà quante storie ha vissuto e ci potrebbe raccontare. Un po' come noi, da anziani, diventiamo più esperti, maturi. Bisogna custodire bene le nostre memorie per il futuro.